bravo, che hai fatto tanto di quell'acqua. Io sì. Quindi, partiamo subito con la prima immagine. Ho scelto un po' di immagini che hanno anche una cronologia storica. Questo è pieno 800, circa 840. E questa è la visione di Lecco. Ed è un modo facile per fare il riflesso, dove l'immagine è leggermente più scura, sempre. Facile. È abbastanza facile, perché l'acqua ha un grado di assorbimento, per cui anche l'acqua più trasparente è meno brillante del cielo stesso. Di solito si riflette quello che c'è sopra, per cui dovete immaginare la stessa cosa più o meno un po' più scura, in questo caso l'artista lo sfuma parecchio, per cui non è una vera immagine speculare, ma è un'idea, una sensazione. Spesso di questa collina si riflette bene la prima parte, questa qua che è più indietro no, perché non è che si riflette proprio come uno specchio. Le cose più lontane non si vedono di solito nello specchio, per cui questa parte qua della collina non si riflette, magari si riflette quello, anche se qua poi ci mettono anche nera. Cioè, questa parte perché non si riflette qua? Nulla. Perché il pelo dell'acqua, quando è mosso, rompe il riflesso, per cui un'acqua ferma permette di vedere benissimo il riflesso, addirittura potrebbe essere uno specchio identico. Quando invece il pelo dell'acqua, cioè il mare, oppure il lago, il fiume sono mossi, il riflesso non si vede più. Per cui già mettiamo in campo che c'è una regola, che non c'è nessuna regola per fare riflessi. Si può fare più o meno come si vuole, in base un po' alle circostanze atmosferiche. Un'altra visione del lago, diversa, ma anche questa molto facile. Cosa ha fatto l'artista? Ha riflesso i toni chiari e scuri del paesaggio, secondo me giustamente un filo più scuri, come vi dicevo, perché l'acqua spegne un pochettino le cose, e poi c'è passato sopra qua e là una righina azzurrina che riflette il cielo e che interrompe il riflesso. Altra cosa da considerare quando si parla di un lago o meglio ancora di un fiume, che il riflesso è molto più mosso qui, molto meno mosso lì, perché la corrente è più forte al centro del fiume che non ha ai bordi. Quindi di solito il riflesso ai bordi è abbastanza fermo, in mezzo al laghetto o al fiume ancora di più si muove di più. Questo è un modo molto facile per fare riflessi. Quindi si ripete quello che c'è sopra, la parte lontana dalla riva la si muove un po' orizzontalmente, poi si gioca con un po' di righe, azzurre, di quello che si vuole, per spezzare il riflesso. Sembra difficile, ma non è. Terza ipotesi, qui il riflesso è che no. Non c'è, perché qua lo capiamo dal vento delle barche, essendoci il vento probabilmente l'acqua ha un filo di movimento sul suo pelo e quindi il riflesso non si vede più. Eppure il quadro è plausibile, per cui non è che per forza dobbiamo metterci qui, oh cacchio c'è il riflesso, cosa faccio adesso? Potrebbe anche darsi che nella foto stessa che noi abbiamo davanti al vero il riflesso non lo vediamo, è plausibilissimo. Siamo ancora nel pieno 800, qui avevo un riflesso di case. Come vedete i toni vanno leggermente spegnendosi e anche qui, per dare l'effetto del riflesso, gioca anziché con una linea diritta, la ondeggia un pochettino in base alla velocità. Questo è un canale, potrebbe essere anche della vecchia Milano, per intenderci, e quindi l'acqua va piano. Se va piano il riflesso è lento. Se la facessimo molto così diventa quasi un torrente. Invece con un riflesso lento si acquena il paesaggio. E ogni tanto ci mette questi colpi di luce per interrompere. Una cosa particolare che accade nel riflesso, questa foto non c'è, ma qualche volta abbiamo provato a vedere delle foto di Venezia dove l'acqua è abbastanza lenta e il riflesso è capace che questa riga scura fa così e a un certo punto si interrompe, la riga si sposta qui e qui magari c'è un chiaro, cioè non è per niente rispettoso. Quando noi facciamo una fotografia a un riflesso, se in quel momento il riflesso si è mosso, noi vediamo il pezzo di scuro dalla parte del chiaro e viceversa, per cui anche questo è un bel modo per movimentare il nostro riflesso. Vedete anche qua, abbastanza speculare, non si vedono tutte queste cose qua perché questa riva che da qua va agli alberi non si riflette perché è bassa, si riflette la riva e poi gli alberi direttamente. Dipende proprio dalla posizione in cui si trova l'oggetto che si riflette. Se è molto lontano, delle volte non si riflette bene. Se è vicinissimo, sì. E anche qua il signor dell'orto cosa ha fatto? Dell'oro. Ha semplicemente fatto delle righe azzurre che sono il riflesso del cielo per movimentare appena appena il riflesso. Qui siamo già nel secondo 800 e
i macchi sono già un pochino più grandi, si vede che è già più sintetico, e questo deve essere, qua probabilmente potrebbe essere l'Ecco ancora, e qua magari il lago di Garlate, di Oggiolo, di Oggiate, di Olginate, e qua magari un pezzo di lago che si sposta, perché intanto ci sono delle diramazioni che se ne vanno. Essendo il pittore di Lecco, mi immagino che quello lì sia Lecco, che questo qua sia di San Martino, è possibile. Qui andiamo fine 800, Belloni si chiama. Questo Belloni era famoso tra i suoi colleghi per essere il più bravo a fare l'acqua. Faceva soprattutto porti con le navi. Non li ho presi perché sono quadri molto antichi, per cui hanno molto scuro. Questo invece mi piace perché crea un effetto di luce della luna quasi alla prima ora della notte. Per cui ha un effetto molto particolare che noi, però, quando si va al mare ricordiamo, quando si va di sera a vedere l'acqua e c'è la luce della luna molto forte, si vede questa luce così. È un notturno illuminato, molto forte. La strategia delle onde non è difficile, bisogna fare dove l'onda cade così, qua sotto si fa uno scurettino e spesso sulla parte alta dell'onda si mette un pelo di bianco. Poi lo vedremo anche in altre immagini. La cosa importante quando si fa questa roba è che la prospettiva, la onda davanti deve essere la più grande, le onde in fondo sono piccolissime, già così riusciamo a dare la profondità. Anche qui una gran regola non c'è. Ogni foto che possiamo trovare dei riflessi diversi. Questo che sa chi è? Famoso. Wow, Segantini. Qua è un'acqua molto quieta, molto lenta, quasi. Si riflette come uno specchio, semplicemente lui un po' lo arrotonda, lo avvolge così, però di fatto è proprio un riflesso speculare. E qui quando abbiamo un'acqua molto lenta è facile, esattamente quello che vediamo, se questa va così, il riflesso va di là, esattamente come uno specchio. Ovviamente si riflettono solo le prime pecore, queste qua non si possono riflettere, non si vede. Come il pieno? Chi? Oh, questo è Eduard Sigo, il pittore che abbiamo qua al libro, che tanto amiamo perché è proprio bravo, e lui fa tantissimi lavori con l'acqua. Ecco, vedete come cambia il tono della vela, la barca si riflette abbastanza uguale, questo qua è il contatto dell'acqua dove c'è lo scafo magari dipinto di catrame di nero, però in queste parti qui ci gioca proprio la libertà di non fare esattamente quello che si vede, già quello che si vede lo accenna, e il riflesso può anche essere molto diverso, magari ci sono delle canneti e non si vede neanche tanto bene quello che accenna. Addirittura questa cosa qua manco c'è il riflesso, quindi magari se lo metteva rompeva le scatole a questa parte, da fastidio, per cui non dimentichiamoci che abbiamo la licenza poetica sempre da giocare come il jolly, quando non vogliamo fare una cosa nessuno ci obbliga. Alla fine lui voleva concentrarsi su questa parte, funziona. Anche il cielo ovviamente sul primo piano diventa più scuro. Ancora lui, questa è una visione di Anfleur, anche è bello, vedi bianco qui, qui è giallino, il tetto siccome siamo qui in là e quindi c'è più movimento dell'acqua si rompe al riflesso, questo è abbastanza regolare, invece questo è molto più rotto, rotto con un po' di azzurri che si distaccano dal marrone, bello che ha fatto. Quindi fare un riflesso così è decisamente facile. È meglio che la foto. Lui lo faceva tutto dal vero perché è un pittore degli anni 50, 60, 70 del Novecento, ma sembrerebbe un pittore del fine 800 come visione. Qui non ho l'ingrandimento, ma io ne approfitterei. È molto sciolto. Io ne approfitterei per guardare nel dettaglio questo signore, anche se fa le case, non c'è una riga precisa. Guardate come sono tutte sfocate. Magari sono anche diritte, ma tutte morbide, sfocate, così sembra un paesino vero. Se lui avesse messo le righe nette diventava una cartolina rigida. Quindi, regola d'oro per sempre, per ogni quadro, i contorni morbidi. Qualsiasi cosa si tratti, e i contorni, no, tu lo so che lo sai fare. No, i contorni non sono quelli esterni, anche quelli interni, anche questi sono i contorni. Cioè, quando il tono o il colore cambiano, si crea un contorno. Quello deve essere morbido, tremabondo. Guardate qua che bella fusione. Se lui non si preoccupa di far capire che cos'è, dobbiamo preoccuparci noi 50 anni, 60 anni dopo. No, eh.
ogni tanto inframmezzo con qualche collega, vostro collega, e questo è un quadro molto facile, molto bello, efficace, barche con il loro riflesso, vedete come cambia il tono, un po' di movimento perché l'acqua è veramente leggera, lenta. Questo basta trovare una bella fotografia, è un bellissimo quadro, facile da fare, con i rifreschi. Chi è che l'ha fatto? Da Giovanna D'Arco. Questo è ancora Seago, che si traduce in Segone. Questo qua è uno spettacolo, guardate qua che groviglio di macchie. Sapete perché fa così, anziché come nell'altro quadro? Perché in questo caso lui vuole trasmettere la vivacità, la vitalità di una città come Venezia nel pieno secolo scorso, e quindi tutte queste vibrazioni fanno sembrare che è viva, che si sta muovendo, non che ci sia la legata storica, ma che c'è un sacco di gente che ha le barche in giro, cosa di fatto è effettivamente vera. Ma anche qua, guardate le righe, questo usa la semicopertura, che sarebbe quelle pennellate usate di traverso che lasciano intravedere il fondo, quello che c'è sotto, strategicamente prepara il fondo tutto a righe, in modo che per fare queste robe qua fa le righe verticali col fondo, dopo quando ci passa sopra il pennello viene interrotto dalle righe e ottiene semicopertura dappertutto e rende tutto fluido. Questo fa sembrare la città di Venezia fluida, che in effetti è una città che cade nell'acqua, che vive nell'acqua, che è fatta d'acqua. È bellissima. Non dobbiamo pensare di andare a vedere, di riconoscere qualche cosa, non è quello l'obiettivo dell'artista, l'obiettivo è di dare una visione di luce e di vitalità, di vita di questa città. Ma che bello qua, tutte le ombre, tutte uguali, non solo qualche riga. È uno spettacolino, eh? È tutto uno spettacolino. E questo l'ha fatto dal ponte dell'Accademia dal vero. Se lo immaginate farlo dal vero. Ma quanto bravo era, perché noi ci abbiamo provato. Ma ora che cominciamo è già cambiato il giorno, quasi l'ora, il sole. Oltre a dargli le ombre, tutto, cioè tu parti col sole di qua e poi lo trovi di qua. Questo parte con una visione, sarà ovviamente rapido, il quadro non sarà gigante, ma noi facciamo anche piccolo, ci mettiamo 3 ore, dobbiamo davvero migliorare come velocità. Ancora lui, guardate che bello questo mare cupo del nord Europa, per cui buio, di un verde scuro, di un blu scuro, però con delle onde, non credo che siano ghiacci, penso che siano più delle spume dell'acqua. Guardate come si fonde l'acqua e la barca, come si fondono. Bellissimo. E anche qui sull'acqua miliardi di colori ci sono, non c'è il colore dell'acqua, l'acqua di solito riflette quello che c'è sopra, ma come cavolo gli piace a lei, in base all'atmosfera, all'aria, al vento, al sole. Quindi il bello è che non c'è la regola. Questo è sempre il solito Edo Assigo, guardate che bravo, quei riflessi, vedete come sono più scuri, come scurisce le parti e come le movimenta. Sono fatti a pennello oppure a spada? Tutto pennello, il signore lavora di pennello perché è molto classico, è un pittore che è morto negli anni 70, 1970, ma è molto molto classico. Quindi ha ragione quando dice Beppe che non è dell'Ottocento, perché l'Ottocento non sono così disinvolti, però è un pittore fuori dal suo tempo, perché se pensate che negli anni 50 e 60 Burri, Fontana o Vedova facevano le robe che facevano, questo qua è un pittore veramente da cavalletto di una volta, però per noi tanta roba a guardare. Ci insegna tantissimo, soprattutto vi ricordo, guardate che belli questi contorni, ci insegna a lasciar vibrare le pennellate sui contorni, di non delineare mai una cosa, così sembra di essere lì davanti, se no sembra una riproduzione di quella roba lì. Questo chi lo indovina vince un premio. Leggiamo meglio, leggiamo meglio. Non vale, comunque hai vinto il premio. Beh, il signor Monti, che è il padre dell'astrattismo, cavolo, quando era giovanile era bravo anche lui a fare questi acquerelli. Questo è un acquerello, per cui già l'acquerello si presta a dipingere l'acqua perché usa la stessa materia, usa le trasparenze, usa la fluidità, però lui è bravo a essere anche molto molto sintetico. Eh sì. Guarda che chiodo. Si vedeva che aveva già l'idea di quello che voleva fare, cioè lui gli stava un po' stretto il paesaggio così come era. Infatti di lì a poco farà i suoi silos di grano dai quali poi sborda direttamente dalla strada. Quindi anche un po' di riflessi interrotti, quando ci sono queste masse qui è bello anche che si confondano le cose. E è anche importante in un dipinto che non tutte le cose devono essere fatte
ugualmente a fuoco e importanti. Lui ha puntato su questa roba qua, soprattutto. Poi qua fa un po' di rametti per far staccare le piante, per tutto il resto è abbastanza accennato, messo insieme. È la botta di luce qua e il contorno che gli interessa, è la visione d'insieme, non scende nel dettaglio perché gli interessa l'insieme. Questo ho preso di un altro acquarello di un pittore meno noto, perché per farvi vedere com'è bello, come si può sintetizzare in movimento i riflessi di una barca bianca, che però è grigia perché è in ombra, il suo riflesso è ancora più scuro. Guardate che belle queste forme. Ecco, quando si fa il riflesso di qualche cosa è importantissimo curarne la forma, perché se la forma ha una sua bellezza in sé, il riflesso è bello. Se semplicemente muoviamo il pennello come fossimo col Parkinson, non è uguale. La forma di queste cose deve ricordare lo scafo della barca, non deve essere uguale, deve avere una sensazione di bello. E questa cosa avviene quando siamo un po' bravi e andiamo veloci e lasciamo da perdere il pensiero, lasciamo andare la mano, allora sì che va. Questa è la vostra collega, si legge? Laura. Sì, Laura. No, credo. No. Sembrava Laura. Sembra Laura. No, la scritta, non guardavo la... Bello questo, sembrerebbe la Laura vederla qua, invece è una sua amica. Barca approdata con, vedi, la spuma sulle onde. Chi è? Luisa. Ah, invece quella che ha fatto questo. Ma va, Luisa ha fatto questo quadro. Certo, l'hanno anche sul calendario, questo. Anche lei è stata molto brava ad accennare questa roba qui, è un bel dipinto, semplice, con un bel movimento di acqua profonda vicino alla riva, non è un'acqua bassa ma un'acqua alta, questa qua, super ondosa, la barca è bella accennata, bella sgangherata, guardate come si va a fare la spuma, sul turchese asciutto si prende la spatola, si sta molto leggera e viene fuori questo effetto che è inimitabile col pennello, che tu non riesci a sapere come verrà, ma sai che verrà bene, perché tu vai decisa e veloce, con un po' di colore, e questo funziona. Bisogna avere fiducia, per fare queste cose bisogna prendere il colore, stare leggeri, clic. Non è imitabile in nessun modo, come si dice, però è facile da fare. Questo è un pittore slavo, mi piace come ha fatto anche lui, ha fatto un po' come quello del secondo quadro che vi ho fatto vedere, fa il riflesso e poi gioca con degli azzurri sopra. L'effetto però è convincente. E si vede un po' dal riflesso, così vede anche l'acqua. Per me non è per niente realistica questa cosa, cioè non credo che in natura si veda così, però fa l'effetto giusto. E quando l'effetto supera la natura, funziona. Ancora lui, sono di un'altra visione, di una roccia riflessa, e qui si vede che usa la spatola, è anche abbastanza geometrizzante nel suo tratto. Vedete il cambio di tono importante? E ovviamente la sintesi, qua ci sono più cose, qua ce ne sono di meno, quindi il riflesso spesso è meno ricco del soggetto che lo riflette. Questa non so se la conoscete, è lei. Sì. Io vorrei puntare l'attenzione su queste cose qua, perché il moto ondoso si fa bene così. Ecco, una cosa che però è importante quando si fa il moto ondoso, perché si chiama moto ondoso? Bisogna farlo in movimento, io non posso fare il moto ondoso così. Devo farlo così, devo lasciare andare il tratto, allora sì che diventa in movimento. Non si può pensare di fare il movimento senza lasciarsi andare, non si può pensare di fare la fluidità andando piano, bisogna mettere più colore e lasciarlo scorrere dentro, allora ha senso farlo. È un rompighiaccio questo. Questo è un rompighiaccio che sta affondando, ci spiace per voi. Così. Ecco, ovviamente queste cose qui vanno fatte alla fine, meglio. Non ce l'ho asciutto ancora meno, perché in questo modo rimangono più pulite. Questo chi è? Dai, che è uno dei nostri appassionati, anche questo è un pittore che è morto negli anni 70 e sembrerebbe un pittore dei primi del Novecento, a cavallo del secolo. Dario Treves. Questo è Treves, perché è bello. Lui è uno che usa tanta fluidità perché allunga il colore e quindi le sue pennellate danno la direzione e aiutano a capire la prospettiva. Lui proprio con il tratto fa capire l'andamento delle cose, quindi proprio con la direzione delle pennellate. Non usa tanto spessore come Laura nel quadro precedente, usa la fluidità e il tratto. Poi questo è un quadro che fa probabilmente pochissimo tempo perché mette solo le cose che servono, non ci va sopra tante volte.
ogni campitura ha la sua altra. Ed è tutto più o meno diluito, specialmente il cielo. Bello però. Questo funziona molto anche in grazia di queste due cose. Queste due pietre che vanno in là ti portano dentro dritto nel quadro. Per cui è importante in un quadro di paesaggio dare dei segni, dei movimenti, degli oggetti, che ti, tipo una strada, tipo qualcosa che va dritto nel quadro, che ti portano dritto in fondo. E anche questo è fatto a spatto? No, questo pennello. è tutto pennello. Diluito. E anche questo fatto dal vero, perché anche lui è un altro di quei fanatici della serie o dipingo dal vero o non dipingo. Questo è un dettaglio invece della spuma. Questo tipo di lavoro per farlo così bisogna farlo così, cioè abbastanza definito, abbastanza dettagliato. Si può fare in un altro modo alla maniera della Fieschi, però viene ovviamente diverso. Se si vuole fare esattamente queste forme, perché nella foto che abbiamo proprio quella cosa lì e la vogliamo fare uguale, non c'è altra strada che farla così o addirittura peggio, cioè ancora più realistica. Se invece ci basta l'idea di quella cosa, non si può fare come fa Laura, con tanta spatola e tanto colore, e vada come vada, come si dice, al diavolo. Al diavolo. E invece questo è fatto così, funziona molto bene, è un po' didascalico, è un po' descrittivo, però ha il suo perché. Questo chi lo indovina? Lui lo indovina, perché abita vicino. L'Adda sicuramente l'Adda, questo è uno dei pochi quali questo signore poteva dipingere di così, ma è ritornato a dipingere in maniera più classica perché evidentemente non piaceva a nessuno, i suoi appassionati erano più indietro di lui e quindi è ritornato a dipingere in maniera più tradizionale, ma poteva essere bravissimo. Questo è vicino anche a Nicolas de Staël, se vogliamo guardarlo, e invece è Percy. Rolando Percy di Brivio, questo è uno dei, questo ce l'ha la Cameroni tra l'altro, questo qua. È uno dei quadri più belli che lui ha dipinto. Sentite, guardate che bene, poche spatolate per far capire la riva di fronte, non fa capire che sono piatti, non gli interessa. La barca sembra quasi una roccia, tanto è schematica. I riflessi abbastanza movimentati, questo è bellissimo secondo me, dal mio punto di vista, perché è estremamente sobrio e sintetico, cosa che a me piace. E poi invece ci mette quello che serve, non è fa un bastone, fa un po' di righettini, però quella luce che c'è qua è veramente magistrale. Anche lui lo dipingeva davvero, o davvero o niente, per cui complimenti a Schulpers. Questo lo vedete in originale lì, il povero pittore che l'ha dipinto voleva coprirlo, pensate voi quanto era cieco, non slovacco, proprio cieco e basta. Cioè voleva coprire questo capolavoro, ma vi rendete conto che lui è riuscito a rendere il cielo e l'acqua diluendo tutto, quindi con l'acqua stessa, questo è un acrilico, facendo piovere le cose, non sappiamo neanche quanto volontariamente o casualmente, non è importante. Quante volte ci vengono delle cose così belle che sono involontarie, non volute. Questo è un bel lavoro secondo me, perché è un bel lavoro? Perché ha una sua spontaneità, ha una sua freschezza immediata. Ha fatto un certo Lucio Nocerino che è sparito, che quando l'ha visto lì incorniciato dice lo riprendo, dico, no adesso te lo vendo, no, però anche la povera Luisa voleva coprire questo, non se ne rendeva conto che era bello ancora quello. Qualche volta ci capita, noi abbiamo in testa un'idea, non ci viene, il quadro ci scontenta, ma magari quel quadro è venuto bene lo stesso, solo che è diverso da quello che volevamo. Dobbiamo essere un po' più obiettivi o lasciare passare un po' di tempo per dire oh, adesso vedo finalmente il quadro che ho fatto, perché delle volte non si capisce bene. Ma dopo ci riaccendi la luce gentilmente? Là in fondo, con l'interruttore, fuori, di là della porta. Sì, 10 minuti. Quindi delle volte noi non riusciamo a vedere le cose che facciamo fin quando non è passato un po' di tempo. Io mi ricordo che questo mio piccolo capolavoro l'ho fatto e mi sono reso conto che andava bene così, non neanche più toccato, un mese dopo. L'ho abbandonato pensando che, ma anche lo stesso quello lì l'ho trovato di là nello studio e ho detto, cacchio, ma l'ho fatto io. L'ho verniciato, sì, però allora non me ne rendevo conto, per cui sappiate che è facile. Spesso voi siete critici su quello che fate e allora lì non è il momento di cancellare, di buttare via, di fare altre cose, perché non siamo nella condizione per vedere bene quello che abbiamo fatto. Spesso quando si sta a lungo su un oggetto che stiamo realizzando, l'occhio è stanco di vederlo e vede solo i difetti.
Poi se per caso siamo anche un po' critici con noi stessi, siamo rovinati. Quindi prudenza nel cancellare i quadri, perché delle volte si cancellano delle cose ben fatte. Ancora la Laura, e la Laura la prendo ad esempio perché è una maestra dell'acqua, anche del vento, ma soprattutto dell'acqua, per cui questa cosa ve la aggiungerei. Nonostante vi stimoli a fare l'acqua tutti quanti stasera, sappiate che un certo tipo di acqua lo può fare un tipo di personalità, un certo tipo di acqua lo può fare un'altra personalità. Se noi non abbiamo dentro di noi il movimento, non possiamo fare un'acqua alla persa, solida, che è bella lo stesso, vero? Se noi abbiamo dentro di noi il movimento, il turbamento, allora possiamo fare un'acqua così. Dobbiamo anche riconoscerci come siamo dentro. E allora per noi si addicono alcune cose e altre meno. Oppure fare, che so, creare una cosa in movimento. C'è chi la fa in movimento che sembra che voli, c'è chi sembra staccata al pavimento con i chiodi. È perché, faccio un esempio, sto parlando di me. Io una volta ho voluto fare un toro in movimento, non so se ve lo ricordate. Sembrava inchiodato a terra. La Elena voleva fare un toro, ha fatto una mucca che volava. Perché lei è tutta per aria, no? E quindi anche se faceva una mucca, voleva fare un toro ovviamente, però è venuta fuori una mucca, però non aveva neanche i piedi per terra. Per cui dobbiamo riconoscerci e capire che se noi abbiamo questa scioltezza, è perfetto fare le cose in movimento. Se invece non ce l'abbiamo, va bene anche farle, però saranno molto più statiche, più solide, più volumetriche magari, non eteree, non leggere. Quindi la Laura è perfetta per fare queste cose, tutti questi movimenti qua. Noi spesso non ci riusciamo anche per una certa sorta di aridità economica, cioè colpa delle suore che ci hanno studiato, che ci hanno fatto fare da piccoli economia domestica. Laura fa queste cose perché lei non bada a spese. Quando prende in mano il colore è mezzo chilo minimo sulla spatola. Così si può lavorare alla grande. In economia domestica si fanno delle pennellatine cagatelle, qui con le chiappe strette. Quindi sappiate che se volete fare le cose ampie, decise, bisogna avere il materiale giusto. Ampiezza, spatola grande, tanto colore, se no non c'è verso, se no è tutto un surrogato. Chi è? Ah. Questa è la donna del mistero, è sempre la Luisa. La Luisa, appunto. Questo perché l'ho scelto? Perché questo, la Luisa spesso non lo sapete voi, ma la Luisa inventa i quadri, non è che quel quadro lì c'aveva la foto, l'ha inventato. Quello l'ha inventato, non è che c'aveva la foto. Lei lavora così, per cui delle volte fa anche molta fatica. Ma parli della Luisa Farina? Luisa Galbusiera. No, okay. Questo l'ha preso da una fotografia che ho io, che è una specie di chiusa in un fiumiciattolo tipo una marcita, avete presente? E ha fatto fuori una roba così. Per dirvi che cosa? Che è importante che voi incominciate sempre di più a immaginare le cose che fate, non a guardarle, perché solo con l'immaginazione si può fare molto di più. E l'immaginare vuol dire, dico, lei ha visto una specie di chiusetta di legno, era così con un rigagnolo, e l'ha aperta in una specie di roba ghiacciata, con un cielo che cade, tutta la roba che aveva nei suoi pensieri. Ecco, è importante attingere da quello che ci viene in mente. Altrimenti siamo semplicemente dei bravi pittori che riproducono la foto. Se la foto è bella viene un bel quadro, se la foto è brutta, aia. E invece dobbiamo trovare il modo di valorizzare e di esplorare anche altre zone, altre risorse. E quando vediamo una cosa, lasciare andare degli spunti che ci possono venire in mente, che possono aiutarci a fare un'altra cosa.